all'uomo. La seconda case history ce la presenta Alessandra D'Amelia, direttore clienti Italia, Publicis Healthware International. Dottoressa D'Amelia, abbiamo una case history da parte della sua azienda che di marketing online applicato all'industria farmaceutica. Nome e in che cosa consiste questo progetto? Bene, il progetto è il progetto Zambon, parliamo di web corporate communication. L'industria Zambon, che nasce agli inizi del 1900, ha deciso tra lo scorso anno e quest'anno di ribrandizzare un po' tutto quanto quello che è il loro percorso, facendo convergere tutte quante quelle che erano e che sono tuttora i mezzi a loro disposizione e all'interno di quello che è il ring di internet, e quindi come tale sfruttando la rete per avere una migliore comunicazione con l'estero e con i loro dipendenti stessi. Difatti l'obiettivo è quello di portare l'italianità della ditta Zambon nei 12 paesi in cui loro lavorano in maniera attiva nel mondo. Quali sono al momento i feedback di comunicazione interna ed esterna che avete potuto raccogliere? Il lavoro di brand awareness che abbiamo fatto con loro ci sta dando delle buone soddisfazioni. Nel video di presentazione, nel corso di qualche minuto fa, presentato, tutte quante le immagini, tutte le foto delle varie persone che hanno partecipato al video sono i dipendenti stessi dell'azienda che hanno voluto, come dire, partecipare in maniera attiva e presenziare a quello che è questa idea di nuovo sviluppo, di nuova rinascita dell'azienda. In questo, nell'ideazione del progetto, qual è l'accento che appunto chi l'ha realizzato ha posto di più, ha voluto sottolineare ed evidenziare? Penso che la filosofia portante fosse quella di dire che da soli siamo poco, in gruppo facciamo tanto. Quindi alla fin fine sempre lo slogan è fare rete, in questo caso con la rete nell'epoca del web 2.0. E da quanto tempo appunto è stato implementato questo progetto? Abbiamo lavorato con loro più o meno un 12 mesi, abbiamo con loro lanciato un pilota e attualmente c'è un buon ritorno. Andando sul loro sito istituzionale potrete vedere il lavoro che abbiamo fatto. Bene, ringrazio la dottoressa Alessandra D'Amelia e ci risentiamo più tardi con la presentazione della prossima case history. Quindi, grazie. Cambiando i processi, migliorando.